Un saluto a voi, seguaci di Old Games Italia. Io sono il vostro Ojo e oggi giochiamo insieme alla demo di A Space for the Unbound, un'avventura grafica in pixel art ambientata nell'Indonesia rurale dei fine anni 90, in cui verrà narrata una storia a proposito di ansia, depressione e la relazione fra un ragazzo e una ragazza con poteri sovrannaturali. Insomma, un titolo un po' particolare, probabilmente ci colpirà nei sentimenti più e più volte, ma vediamo un po' le caratteristiche tecniche e la storia di questo gioco che ha un'ambientazione sicuramente originale, perché non credo ci siano molti giochi ambientati in Indonesia, se non forse qualche strano sparatutto della Seconda Guerra Mondiale, ma forse neanche quello, proprio è una novità assoluta. Scopriamolo insieme. Purtroppo il gioco non è in italiano al momento, non so se lo sarà, in realtà non viene indicato come disponibile da Steam, quindi vedremo in futuro se qualcuno si spingerà a tradurlo, ma per il momento vi dovrò tradurre io tutto al volo. Era una notte fredda, la principessa Stella del Sud era debole e il gatto era preoccupato. Miau Princess. Miau principessa. Orca vacca, è tutto scritto in linguaggio felino. Vabbè, comunque lo traduciamo in italiano normale, più o meno corretto. Oh, ok, non sembri stare molto bene. Sei ok? Il gatto miagolò. La principessa guardò il cielo stellato e pensò: è tempo di dire addio e lasciarci alle spalle questo mondo. Oh no! Forse qualcuno gli sta leggendo una storia? Ho qualcosa per te, mio carissimo amico. Un regalo d'addio. Ti mostrerò il mio ultimo miracolo. Qualcosa di brillante si trovava nel palmo della sua mano. Era il miracolo. Il gatto era basito, meravigliato, ma anche pianse. Oh, mia principessa, ti prego, non farlo, non voglio lasciarti andare, il gatto miagolò. La principessa sorrise e guardò dritto negli occhi lacrimosi del gatto. Tutti gli altri non volevano altro che miracoli, ma tu sei l'unico che è rimasto insieme a me. Grazie. Grazie per essere mio amico. No, non posso. Ah, nemmeno io. Era caldo e brillante. E la principessa della Stella del Sud si tramutò in polvere di stelle, che fu sparsa nel cielo sovrastante. Ma la sua luce rimase all'interno di questo bel fiore giallo. Lasciato solo, il gatto abbracciò il fiore a sé. Oh, principessa, il mondo non ti meritava. Lo so. È così. Che cosa ne pensi, signor coscrittore? È meraviglioso. La tua storia è così toccante che non riesco ad aspettare come andrà a finire. Il mondo, l'avventura e i personaggi. Adoro tutto di questa storia. Ma la principessa è lei che amo di più. Oh, wow! Sono contenta che ti sia piaciuto. Ero un po' preoccupata e non ero molto fiduciosa che ti sarebbe piaciuto. All'inizio pensavo di far diventare la principessa una cometa mentre passava. Poi avrebbe distrutto il pianeta e divorato tutte le creature che le avevano rubato i miracoli. Ma sarebbe stato un modo brutale per concludere questa storia, per cui ho deciso di cancellare quella parte. Sì, penso che fosse un po' troppo violento e non fosse congruo con il resto della storia. A proposito, da dove ti è venuta l'idea di una cometa?
Beh, è successo l'altra notte. Ero davvero arrabbiata e preoccupata. Ho guardato fuori dalla finestra per trovare l'ispirazione e all'improvviso ho visto una meravigliosa cometa sfrecciare nel cielo. Oh, cavoli! Avrei voluto essere sveglio la scorsa notte, però non riesco a credere che sia finita così. Che triste destino per la principessa Stella del Sud. Vuoi sentire? Non vuoi che ti legga il capitolo finale? Capitolo finale? Ce n'è un altro? Certo! È più che altro un epilogo, ma possiamo anche considerarlo un capitolo finale. Volevo raccontare la storia dell'ultima avventura del gatto. Il gatto, beh, il fiore giallo, beh, staranno per... che strano. Cosa c'è? All'improvviso non riesco a pensare a nulla. La mia mente è come vuota. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Allora perché non proviamo ad andare a prendere un po' d'aria fresca? Potrebbe aiutarti a chiarirti la mente. Ok. Vedete questa grafica molto carina, molto dettagliata, con una palette di colori limitata, ma è un effetto chiaro per restituire il feeling degli anni 90. Ok, noi guidiamo il ragazzo. Qui non c'è nulla con cui interagire, possiamo solo uscire da questo vagone di treno usato come base segreta per i nostri due ragazzi. Allora adesso come va? Ti senti meglio? Non lo so. Che succede? Hai il blocco dello scrittore? Non so, mi sento come se ci fosse qualcosa di oscuro e spaventoso. Mi ha reso troppo spaventata e non riesco a continuare a scoprire che storia volevo dire. Ah, credo che questo sia proprio blocco dello scrittore. Ehi, forse è tempo di usare quel libro rosso magico. Il rosso magico che? Il libro rosso magico? Te ne sei dimenticato? Il libro che contiene l'incantesimo per tuffarci nel nostro cuore e eliminare tutte le cose che ci preoccupano. Oh, quel libro rosso! Pensavo fosse una cosa più comunista. Ah! L'abbiamo usato ogni tanto, ma dov'è adesso? Credo di aver dimenticato dove l'abbiamo messo. Mi dispiace, sono stata un po' così, distratta. Ah, non preoccuparti, ti aiuterò a cercare quel libro. Dovrei averlo messo da qualche parte qui. Possiamo cercare qualcosa di rosso? Certo, ci penso io. Esaminiamo. Ok, per correre bisogna premere due volte così e abbiamo trovato subito il libro rosso, lasciato alle intemperie. Ho trovato un libro rosso, deve essere il libro rosso magico. Parla, oh, libro rosso magico. Ehi, è questo che stavi cercando? Il libro rosso magico, l'hai trovato? Forza, dai, proviamo a usare il libro. Ma ho paura di usarlo da sola. Oh, dai. Puoi aiutarmi, mio carissimo signor coscrittore magico? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ehi, calma. Sì, dai, ti aiuto. Dimmi solo come si usa, non riesco a ricordare. Quando lo vedrai... Devi solo usare il libro. Vedere? Vedere cosa? Vedrai un fiore danzante sulla testa di un'altra persona. Un fiore danzante? Sì, credimi, è questo il potere del libro rosso magico. E poi apri il libro. E tutto qui? Non ci sono danze o canti particolari? Sì, certo. Forza, dai. Proviamo subito. D'accordo. Lo faremo per liberarti da qualunque cosa ti stia tormentando in questo momento. E per trovare l'ultimo capitolo che volevo raccontarti. Ecco un fiore magico. Quindi cosa devo fare? Aprire, sì, tuffarmi nel cuore.
Zomb. Bella animazione. Qua ci sono petali di fiore, oppure non so. Parliamo con lei. Ho paura. Ho troppa paura per pensare al capitolo finale. Anche solo per cercarlo. Ho paura di trovare cosa si trova sotto. E se dovesse essere qualcosa di male, tutti penseranno che sono un po' fuori di testa. Pensa a questo. Non ho mai finito nulla prima di oggi. Quest'ultimo capitolo. Sarò mai in grado di completarlo? Faccio qualcosa che riluce e sbrilluccica. Raccogliamo. Ho raccolto una chiave. Mi domando cosa apra. Beh, lì c'è una porta. Forse è la porta, quella di Chainsaw Man. Quella che Denji non deve mai aprire. Ma noi l'apriamo. Usando la chiave rossa. Ed eccoci qua. Sei tutta strana. Fa schifo, il tuo libro fa schifo. Il tuo libro è spazzatura. Sei orribile, non vogliamo leggerlo. Sei ridicola. E altre robe cattive. Era caldo e luminoso. La brillante principessa della Stella del Sud si trasformò in polvere di stelle. E fu dispersa nel cielo sovrastante. Ma la sua luce rimase all'interno di questo bel fiore giallo. Boom! Eccolo qua il capitolo finale, l'epilogo della storia. Zhang. Ho un'idea. Potrebbe essere utile. Torniamo indietro. Abbiamo fatto sparire le male lingue. Consegniamo l'idea alla nostra amica. Questa storia. Ho ancora paura. Ma questa... Forse sarò in grado di raccontare questa storia. Dovrei finirla? Sì. Questo credo che faccia al caso mio. Wow! Non mi sono reso conto di aver camminato così tanto. Sì, incredibile, vero? Sì! È come se avessi camminato nello spazio esterno, come un'esperienza fuori dal corpo, extracorporea. Sai una cosa? Dovremmo trovare un nome per quando usiamo il libro rosso magico. Pensavo a un tuffo nello spazio. Che ne pensi? Non sembra forte? Un tuffo nello spazio? Sembra davvero togo. E... descrittivo. Sì, pensa. Stavi tuffandoti nello spazio del mio cuore, quindi tuffo nel nello spazio. E... questo rituale del tuffo nello spazio è stato d'aiuto? Sì, ho finalmente deciso quale sarà il mio capitolo finale. Oh wow, forte, davvero? Sì. È la grande stella blu. La grande stella blu? Sì, la grande stella blu. L'ho chiamata così. Quando la stella... sì, la principessa Stella del Sud è morta, ha desiderato tornare là, nel luogo da cui lei proveniva. E il gatto sarà chi la porterà indietro? Esattamente. Oh, wow! Sembra proprio che avrò un'eccitante avventura da scrivere. Signor coscrittore, no, l'aiuto del signor coscrittore è come sempre estremamente utile. Nah, figurati, non sono io che si è inventato la storia della principessa della stella. Beh, ma io dovevo, è la nostra storia, l'abbiamo creata insieme, no? Beh, se lo dici così, allora... Hurray! Hurray! Al capitolo finale! Sì, al capitolo finale! C'è altro che serve per completare la storia? Sì, l'ultima cosa che ci serve è costruire una nave stellare. Wow! Una astronave? Sì! Il gatto scorterà il fiore giallo alla grande stella blu con la nostra astronave. E la buona notizia è che ho già costruito l'astronave da me. Davvero? E quando...
Posso vederla? Dov'è? Ah ah ah! Ci ho lavorato nel corso delle ultime 3 settimane, subito dopo scuola. Doveva essere una sorpresa per te. E naturalmente l'ho costruita nel mio super laboratorio segreto al di là del fiume, così che tu non potessi trovarla. E attraversavi il fiume da sola? Ma è pericolosissimo! Ah, ma non preoccuparti. Sono andata avanti e indietro un sacco di volte. E guarda, sono ancora qui, no? E comunque... ho bisogno di qualcosa di importante per terminare i lavori sull'astronave. Ho bisogno di un potere magico per lanciarla nello spazio. E quel potere magico sarebbe? Ma certo! La bacchetta magica della principessa Stella. E me la sono dimenticata a casa. Oh, beh, che peccato. Sarà meglio che andiamo a prenderla, no? No, no, non posso andare là adesso. Casa mia è... non è un buon posto al momento. Mio padre è... Ehi, non preoccuparti. La bacchetta magica si trova nella tua stanza, no? Andrò io a prenderla. Ma credi sia davvero ok? Voglio dire, hai già fatto così tanto per me. E se qualcuno dovesse vederti, potrebbero pensare che stai entrando in casa senza permesso. Non preoccuparti. Sono silenzioso come un gatto, sai? Mi dispiace di costringerti a fare una cosa del genere. Ma no, davvero, non preoccuparti. Voglio aiutarti quanto possibile. Però devi promettermi che non attraverserai il fiume da sola. Abbiamo iniziato questa avventura insieme e la finiremo insieme, ok? Sì, hai ragione. Lo prometto, ti aspetterò qui. Ti ricordi dov'è la mia stanza? La mia stanza è al secondo piano e la bacchetta magica è da qualche parte sul tavolo. Oh, un'altra cosa. Se dovessi perderti, il mio gatto Bosche saprà indicarti dove andare. Ricevuto! Buona fortuna! Ti aspetto qui. Sarà meglio che tu mi attenda al nostro rifugio segreto. È molto pericoloso rimanere qui a gironzolare. Penso tu abbia ragione. Ma l'aria è così fresca e piacevole qui. Potrebbe darmi un po' di ispirazione per l'ultimo capitolo. D'accordo, però fai in fretta, ok? Ok. Ah, un'ultima cosa. L'avevi già detta questa cosa. Oh, non preoccuparti, sarò qui prima che tu te ne accorga. No, non è a proposito di questo, volevo dirti un'altra cosa. Cioè? Grazie per tutto, sei il miglior coscrittore che io abbia mai avuto. Oh, non serve essere così melodrammatici. Farò in fretta. Aia. Aia. Aia, 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 aia. Qua mi sa che le lacrime scorreranno presto. Allora, un gatto anche qui. Carezziamo un gatto, visto che non siamo di fretta. Dai gatto, mi segui rapido oppure no? No. Allora, procediamo oltre. Qua c'è una cassata delle lettere con cui non posso interagire. Ah, una ragazzina qua. Un altro gatto. Magari c'è un achievement e accarezziamo tutti i gatti, ma adesso non voglio farlo. Qua c'è un simpatico indonesiano con cui potrei anche parlare. Ehi, calma ragazzo, il traffico è già pessimo così com'è. Vuoi che colpisca la tua bella macchina, eh? Forse non diceva a noi, diceva al guidatore di quella macchinina gialla che è passata. Cimol, non so cosa sia, un cibo tipico indonesiano. Comete che spazzano il cielo. Però al momento non ho tempo di chiacchierare con questa gente per strada. Sono altissimo per essere un ragazzino. Comunque questa passeggiata ci dà modo di esplorare un po' questo villaggio in questi toni pastello scuro.
sua casa dovrebbe essere intorno a questo quartiere. Oh, qualcuno è laggiù. Buongiorno, signora Davy. Anche lei va all'incontro? Perché non andiamo là insieme? Certo. Oh, non porta sua figlia con sé? No. Cosa c'è? C'è un problema? Mia figlia, ultimamente ha avuto paura di andare a scuola. E mio marito, beh, le cose non vanno molto bene con il suo boss. È un po' stressato e, beh, per il fatto che abbiamo dovuto prendere in prestito dei soldi per far sì che Nirmala potesse andare a scuola. E adesso se la sta prendendo con Nirmala. Oggi si è chiusa nella sua stanza e si rifiuta di parlarci. Ah, non so proprio cosa fare. Oh cielo, mi dispiace di sapere una cosa del genere. Come mai ha paura di andare a scuola? Non lo so ancora, volevo parlarle ma non so proprio cosa dire. Beh, perché non andiamo all'incontro un po' prima, così che lungo la strada possiamo parlare? Sì, sì, è un'ottima idea, grazie. Ma non si preoccupi, può condividere i suoi problemi con me. È per questo che ci sono i vicini, no? Ok, quindi ci sono dei problemi. Sono andate via. Ora è arrivata la mia chance. Questa deve essere la sua casa. Cancello chiuso, ma suo padre è probabilmente dentro. Sarà pericoloso infiltrarsi attraverso la porta principale. Forse sarebbe più facile se facessi finta di essere qui per farle visita. Ma non posso rischiare che suo padre scopra che è uscita di casa senza permesso. E poi penserebbe che sono uno strano studente delle superiori che va dietro a sua figlia minorenne. No, no, è troppo rischioso, ma devo trovare un modo per recuperare la bacchetta magica. Cosa dovrei fare? Miau! Ehi, da quanto è che sei lassù? Oh, certo, quella finestra al secondo piano deve portare direttamente alla camera di Nirmala. Ora, come fare per raggiungere il secondo piano? Andiamo a vedere di qua. Esaminiamo. Dovrei essere in grado di raggiungere il secondo piano se riuscissi a superare questo muro. Ma il muro è troppo alto. Solo ci fosse qualcosa che potrei usare per superare questa muraglia. Vediamo un po'. Faccio un cartello. La strada è chiusa a causa di attività. Cerchiamo di trovare qualche oggetto che ci permetta di andare su questa scala, per esempio. Ehi, ragazzo, che cosa pensi di fare con la mia scala? Sono solo così stupito dalla bellezza di questa scala. Wow, questa scala sembra davvero forte e cromata. Hai fumato qualcosa di strano, ragazzo? Spero che non mi caserai dei guai, ragazzo. Nessuno tocca la mia scala. Non vedi che sono già abbastanza occupato? Vorrei tanto poter dormire un po', però. Dannazione, quella scala è proprio quello che mi serve per andare da Nirmala. Non ho nient'altro con me. Wow, si è aperto un fiore, quindi potrei usare il libro magico. Vediamo se mi servirà. Andiamo alle spalle, così non se ne accorge. Space dive! Tuffo nello spazio del cuore. Suona la sveglia. Allora, togliamo tutte le cose che possono distrarre il sonno del nostro uometto. Spegniamo la sveglia. E uno, no,
Non riesco a spegnerla. Che strano orologio. Chiudiamo la luce allora. Ok. Wow. Quel fiore si è appena aperto. Mi domando se riuscirò ad farli aprire tutti. Sbocciare. Interagiamo con questo. Voilà. Parliamo con l'omino. Sbadiglio. Ho così sonno. Rimanere sveglio per vedere la cometa l'altra notte mi sta davvero pesando adesso. Vediamo se adesso la sveglia riusciamo a spegnerla. Sì, no, niente. Uffa, allora devo nasconderla forse da qualche parte. Un registratore di cassette. La cassetta è vuota, ma che tipo di musica dovrei inserire? Apriamo questo. Troviamo cosa? Un bastone. Dovrei passare alla violenza? Beh, sì. Con la sveglia, sì. Crash! Perfetto. Però mi serve una cassetta, un qualcosa, una musica. Vediamo cosa mi dice il tipo, se magari ha qualcosa da dirmi. Ok, vorrei dormire per 1000 anni, ma non prima di chiudere quel suono fastidioso e quelle luci intense. E naturalmente non prima di aver messo su una cassetta con della musica Kerong Kong. Vediamo se c'è della musica Kerong Kong tra le cassette, allora. Che tipo di musica dovrei inserire? Beh, musica Kerong Kong. Ma dove la trovo? Forse c'è dall'altra parte. Posso uscire? Forse devo trovarla da qualche altra parte, la musica Kerong Kong. Proviamo a parlare. Sempre così impegnato e assonnato. Proprio ciò che dovrebbe essere ogni esemplare mal pagato ufficiale di difesa civile. Vediamo se troviamo della musica, ma non so se posso portarmela dietro. Ah, eccola qua, la musica Kerong Kong. Ehi ragazzo, che ne pensi? Eh? Cioè? Questo sound Kerong Kong è un mixtape che ho registrato da me. Che ne pensi? Sì, forte, davvero grandioso. Ehi. Ah no, dude, sì, tipo. Sì, vero? Non tutti apprezzano il Kerong Kong, soprattutto di questi tempi. È un vecchio genere musicale, riportato qua dai colonialisti e perfezionato da noi locali. È rilassante, non trovi? Un perfetto compagno per le persone che cercano di rilassarsi e di fuggire dal mondo per un po'. Ehi, sai una cosa? Puoi prendere il mio demo tape. È un regalo. Ah? Oh, no, no! Che scemo, digli di sì! Non devi... Ma dai, dude! È un'occasione così rara trovare un altro fan della musica Kerong Kong che non posso fare a meno di farti un regalo. E poi... Posso sempre registrare un altro mixtape qualsiasi volta, ogni volta che voglio. Oh, grazie mille, credo. Preso. E quindi possiamo tornare di là, anche se il nostro protagonista non capisce molto di musica Kerong Kong. Andiamo da lui, usiamo il nostro libro Rouge. Torniamo nel suo mondo del cuore. Cassetta. Ed ecco qua. Tutto il fiore è sbocciato, la pianta è completamente fiorita. Ah, che bella sensazione. Credo che chiuderò i miei occhi anche solo per un minuto. Non riesco... No, non dovrebbe farmi male, giusto? Crawl. Ottimo. Quindi anche nel mondo reale dovrebbe essere andato. Sì, un bel pisolo. Oh, wow. È già completamente addormentato. Grazie a questo libro magico, eh? Non credo che adesso avrà dispiacere se prendo in prestito la sua scala. È giunto il momento di raccogliere la bacchetta magica. Quindi raccogliamo la scala.
nelle nostre ampie tasche da protagonista di gioco d'avventura. E poniamo la scala qui. Speriamo che non guardi fuori dalla finestra il signore, padre di Nismala. Benissimo, questa è la stanzetta, questa non può che essere la bacchetta magica. Eccola qui, la bacchetta magica della principessa Stella. Non riesco a credere che abbia riuscito la mia amica a inventarsi tutte queste cose meravigliose. Nirmala, ok. Nirmala, che ragazzina cara e talentuosa. Appedò. Oh, aiuto! Mi bussano. Ah, mocciosa! Apri la porta! Ingrato spreco di spazio. Come osi chiudere a chiave questa porta? Stai di nuovo saltando la scuola, vero? Apri la fottuta porta! Stai ancora facendo disegni scemi e scrivendo quelle stupidaggini, vero? Hai idea di quanto costi, no, di quanto abbia dovuto prendere in prestito per farti entrare in una scuola decente? Ed è così che mi ripari? Ragazzina mocciosetta viziata. Oh cavoli, le cose si stanno facendo tese da queste parti. Sarà meglio che me ne vada prima che suo padre sfondi la porta. Via. Oh, è iniziato a piovere. Sarà meglio correre verso la nostra base segreta. Prendi la scala. No, dovevi prendere la scala. Vabbè, quindi non la riconsegniamo al povero lavoratore. Ottimo. Così si comporta un protagonista di giochi d'avventura. Quello dorme. La pioggia si sta facendo più intensa. Ho una brutta sensazione. Spero che sia tornata al campo base. Ai ai ai. Tuoni e fulmini. Fulmini e tuoni. Queste piogge monzoniche. Wow. Corro più veloce delle macchine. Dai Nirmala, se inizia a piovere uno va subito a mettersi a rifugio, no? Ecco, non è qua, ovvio. Dov'è? Non è ancora venuta qui? Aiuto! Eccola lì. Ah, aiuto qualcuno, aiuto! Aiuto, qualcuno venga ad aiutarmi. Quella voce, non ditemi che... Crash! E qua si concluderà probabilmente la demo, perché la nostra mezz'ora è scaduta da un po'. Signore, mi aiuti, aiuti, non so nuotare! Nirmala! Aiuto, non so nuotare! Dannazione! Non posso nuotare neanch'io! Cosa? Ferma lì! Devo trovare qualcosa per raggiungerla. Presto, fai presto! Non credo di poter resistere ancora a lungo, ho paura! Allora usiamo la bacchetta magica. Presto, prova a raccogliere, sì, a prendere la bacchetta. E un fulmine casca. E che succede? No! Dannazione! Mi dispiace! Quel fulmine mi ha fatto paura. Non preoccuparti, ti farò uscire da qui. Aspetta! Ok, prova a prendere il libro! Forza, dai! Ancora un pochino! Crack! Oi oi oi! Atma! No! Di male in peggio. Gasp. Arrivo. Sto venendo a prenderti.
Ce la faremo insieme! Glub, 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 glub. Devo... Glub, dobbiamo... abbiamo una storia da finire. Giusto? Quindi? Le pagine del libro vengono distrutte. Io affondo. Ok. Beh, devo dire che siamo arrivati alla fine di questa demo, immagino. Che è il prologo di questa storia che dovrebbe uscire quest'anno, nel 2020. Ovviamente trattandosi di un'avventura, tanto testo, gli enigmi per ora sono piuttosto lineari, ma non credo che gli autori abbiano in mente di fare una storia incentrata soprattutto sui puzzle, quanto più sul narrare le vicende di questi protagonisti segnati da momenti difficili. Suppongo che sia proprio creato da un team indonesiano. E potrebbe essere comunque un piacevole viaggio in una cultura un po' diversa dalla nostra e comunque in un'ambientazione diversa rispetto a quelle che di solito vediamo in un'avventura grafica e non solo. Vediamo di vedere la fine di questa sigla e poi chiuderò il video e ci rivedremo in una prossima occasione. Dovrebbe essere proprio sì, A Space for the Unbound, prologo Atma. Oh. Atma, Atma, ehi, svegliati pigrone. E questa chi è? Oh, Raya. Cosa diavolo stavo sognando un attimo fa? Continua. Aiuto. Beh, dai. Una cosa che... Sono anche curioso di vedere come si svilupperà. Però per il momento ci lasciamo con queste immagini. Ovviamente sono una piccola... trailer di quello che verrà. Io sono il vostro Ojo e non appena finirà questo trailer chiuderò il video, ma io già vi saluto e ci vediamo. Ciao ciao.